Abbiamo qui Sergio Audasso. Dopo l'esperienza di morte, l'importante e significativa, la sua vita cambia e la sua mente si apre a nuovi canali comunicativi. L'unione tra suggestioni pervenute dai mondi sottili, come Channeling Lucido, intreccio con l'antica saggezza orientale e le nuove scoperte in ambito quantico e neuroscientifico lo hanno favorito allo studio dell'animo umano. Professionalmente Sergio è formatore e esperto nelle dinamiche comportamentali, nelle relazioni, insegna comunicazione non verbale, partecipa a progetti di salute e sicurezza per la prevenzione dei rischi dell'anziano, collabora per la prevenzione del femminicidio, giusto, sì, e della prevenzione dello stalking con il circuito di Rete Donna in comune della provincia di Torino. È fondatore della Libera Università per il Benessere e la Salute Ateneo Lubis, nonché direttore dell'ente di ricerca di neuroscienze sociali e comportamentali e molto molto altro che vi racconterà durante il suo intervento. Bene, vi presento Sergio con la psicosofia karmica, dialogare con se stessi per liberare potenzialità. Tra l'altro trovate i suoi due libri. Psicosofia karmica e neuroquantica evolutiva lì sul banco dove ci sono i libri dei relatori. Grazie. Grazie. Perfetto, va bene. Mannaggia, così poi almeno pareggiamo, così facciamo un po' di osteopatia. Ok? Va bene? Mi raccomando, andate proprio veloci perché c'è il rischio di mordersi l'orecchio. Quindi poi bisogna mettersi la. Allora, psicosofia karmica, molti si stupiscono dal nome, dicono: ma che stai a dire? Cioè, psicosofia karmica, in realtà, che cosa vuol dire? È la saggezza dell'anima. Psicosofia è saggezza dell'anima. Karmica, la saggezza dell'anima karmica. Perché? Perché noi, anche nell'intervento di prima, abbiamo dentro di noi tutta una serie di pulsioni che arrivano da qualche cosa che noi non conosciamo adesso, ma che abbiamo conosciuto in precedenza. Quindi sono delle pulsioni che sono dentro di noi e che arrivano da vite precedenti, da esperienze precedenti. Qualcuno di voi ha dubbi sulla reincarnazione? Nessuno. Bene, anche perché c'è scritto nel Vangelo, quindi se uno volesse anche, hanno cercato di abolirla, ma c'è scritta lì, per cui, perché basta leggere il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni vengono mandati dai tutelò, quelli che tutelavano il Tempio, vengono mandati sulle rive del Giordano a interrogare Giovanni. E che cosa gli domandano? Vi siete mai chiesti su quel passo del Vangelo che cosa gli hanno chiesto? Chi sei tu? Sei forse Elia? Allora, non bisogna essere Einstein o dei geni. Se mi viene in mente di fare quella domanda, necessariamente perché nella mia cultura esiste una possibilità che questa persona qua sia un'altra, che sia l'incarnazione di Elia. Perché devo fargli la domanda? Sei tu forse Elia che era morto come profeta molti anni prima? Quindi già solo questo passo dà la dimostrazione, per fortuna i teologi non se ne sono accorti, dà la dimostrazione che l'incarnazione esiste. Ed è da quello che si fa tutto, ed è da quello che arrivano i nostri stimoli, i nostri numeri, come diceva Sebastiano o Nuccio, non so come chiamarlo. Sebastiano. Prima, prima, prima. Eh sì, 2-9, quindi vabbè. Ok. Quindi, come diceva Sebastiano, ci sono proprio delle caratteristiche. C'è una piccola discrepanza col destino. Per comprendere il karma e il destino, vi devo fare una domanda. Quindi fatemi una domanda. Non dovete rispondere a me, eh? Rispondete a voi. Una domanda molto semplice, molto tranquilla. Allora, visto che l'abbiamo superati tutti, posso farla, sono tranquillo, nessuno si arrabbia. Se vi chiedo, negli ultimi 5 anni, perché avete vissuti tutti, no? Negli ultimi 5 anni avete vissuto 5 anni?
anni o un anno ripetuto 5 volte? Ok, allora, semplicemente rispondendo a questa domanda si capisce, ma quello che mi succede, le scelte che faccio, sono karma o destino? È importante cominciare a parlare con noi stessi ed è importante cominciare a sentire cosa si muove dentro di noi e capire dove possiamo intervenire e capire quali sono i messaggi che arrivano dal nostro interiore. Ci siamo? Ci credete? Sì? Siete con me? Sì. Mi raccomando, forti, perché se no qua ci addormentiamo. Allora, un po' grandiale, ok? Ok, allora, di cosa parleremo? Sono dei personaggi strani questi qua, Si chiamano Vasana e Sanskara. Li trovate nel Vedanta. Stiamo parlando di roba di 5.000 anni fa. L'aspetto vedantico, che poi sono stati anche ripresi dal Yoga Sutta di Patanjali, parla proprio dei dei Vasana e di Sanskara. I Sanskara sono gli organizzatori, ma li vediamo dopo. E i Vasana sono le nostre impressioni latenti, proprio il nostro bagaglio karmico. Ok? Pulsioni innate. Abbiamo delle pulsioni innate che non sono nostre, nel senso che già quando nasciamo, avete notato che oh, piccolino come sempre, ma c'ha già un caratterino, eppure non ha una coscienza ancora tutto definita, ma già fa vedere quale sarà la base su cui si muove, a meno che non ci siano dei genitori o dei parenti o qualcuno molto influenzante che gli dice con i propri incantesimi, tu no. E quindi tutto quel temperamento che c'era nei primi mesi di vita, che esprimeva nei primi mesi di vita, viene chiuso e soppresso. I legami delle pulsioni innate con i 5 costituenti dell'anima. Ringrazio Sebastiano che nell'aspetto della cultura egiziana ha parlato già dei 5 aspetti dell'anima, secondo la cultura egiziana, secondo la tradizione egiziana, la saggezza egiziana, stiamo parlando degli antichi egizi. Bene, nelle scienze esoteriche, nelle scienze veramente esoteriche che guardano all'uomo nella sua complessità e nella sua semplicità, sono 5 costituenti dell'anima e vedremo come le pulsioni innate lavorano e influenzano i 5 costituenti dell'anima. Diciamo dell'anima, anche se ne abbiamo 3, ma diciamo che almeno 5 racchiudono queste 3. Neuroendocrinocardiologia. Perché bisogna riuscire a trovare, a comprendere dentro noi stessi quale è la relazione tra il nostro cuore e la nostra testa. È stato fatto riferimento ai filosofi della Magna Grecia. Bene, già all'epoca si pensava e si diceva che noi dovevamo tornare ad essere ermafroditi, giusto? Giusto? Era, all'inizio si diceva che l'uomo era una palla con 8 gambe che girava. Vi ricordate? Era l'ipotesi immaginativa, filosofica della creazione dell'uomo. Ed era l'unione proprio tra le due parti, maschile e femminile, l'insieme, e quindi era ermafrodito, poteva produrre se stesso. Nel manvantara brahmanico cosa c'è? Nell'età dell'oro l'uomo in quel periodo poteva riprodurre se stesso senza nessun problema. Nasceva da se stesso nell'età dell'oro. Ora, cosa significa questo? Significa diventare Hermes, pensiero, Mercurio, per i latini, Hermes per i greci, Venere, per i latini, Afrodite, quindi ermafrodito, unire cuore e testa. Essere ermafrodito vuol dire unire queste due energie, unire queste due parti, unire questa componente di noi, e conoscere cosa si muove qui ci permette di conoscere noi stessi per liberare le potenzialità. Predisposizioni al misticismo e all'occultismo. Qua l'occultismo l'ho messo in modo generalistico, ok? Che riguarda tutto quello che viene considerato occulto, ma che per noi è pane quotidiano, va bene? Parlare con l'inconscio e faremo un'esperienza diretta, va bene?
cambiare la propria realtà. Quindi riuscire anche a cambiare la propria realtà. Quindi quello di parleremo di questi ultimi 45 minuti che ci rimangono. Se vi va. Allora, i vasana sono le configurazioni in cui sono organizzati i samskara, che determinano le caratteristiche della mente. Questo vuol dire tutto, vuol dire la mente, ma significa semplicemente che sono le impressioni permanenti della mente, cioè sono impressioni permanenti. Cosa significa? Significa che sono impressioni, perché vasana vuol dire permanente, statico. Sono delle cose che noi abbiamo tatuate dentro di noi e sono gli aspetti che potenzialmente possiamo in qualche modo esprimere e liberare. Questi sono i vasana. Questo è la nostra eredità karmica, la nostra vera eredità karmica. I samskara che cosa sono? Sono quelli che organizzano questa verità, organizzano queste potenzialità, sono quelli che mettono in ordine, sono quelli che possono essere di potenziamento oppure di blocco delle nostre pulsioni innate. Prima, nell'intervento di prima si parlava che un numero ha delle caratteristiche che deve necessariamente tirare fuori. Se non le tira fuori, che cosa succede? Si sente drammaticamente compresso, ok? Benissimo, i samskara sono quelli che possono comprimere o liberare i vasana. I vasana sono l'aspetto proprio particolarmente che possiamo definire che troviamo nell'inconscio, va bene? L'inconscio, quando anche vi dirò e parlerò e pronuncerò questa parola, per quanto riguarda questo intervento, l'inconscio è il non sapere di sapere. Quindi i vasana sono il nostro elemento fondamentale che noi già possediamo ma che non sappiamo di possedere, e sono tutti nel nostro inconscio. I samskara sono invece l'organizzazione che si trova tra il conscio e l'inconscio, che si chiama subconscio, e i samskara sono l'organizzazione, quel mare magnum, quel fango, quel caos che cerca di tenere sotto controllo e cercare di mantenere il nostro status quo, perché il conscio non entri troppo nell'inconscio e l'inconscio non prenda sopravvento sul conscio. Queste sono le pulsioni innate: attaccamento, gelosia, rabbia, paura, lutto, catastrofismo. Ora, a ognuna di esse è legato un elemento emozionale, ma è anche legato un obiettivo che abbiamo nella nostra vita, che è l'obiettivo negativo, bloccante, espressione di sé mancante nell'attaccamento, con la paura dell'abbandono, la disistima e autosvalutazione nella gelosia, con la paura del tradimento, la rabbia, depressione, vittimismo nell'aspetto bloccante, perché sente che il potere gli manca e l'ingiustizia, ha ricevuto ingiustizia, la paura, dipendenza e umiliazione, quindi ipercriticità e angoscia nell'aspetto bloccante, e lutto, catastrofismo invece nella possessività e nel rifiuto. E qua abbiamo invece l'obiettivo positivo del nostro vasana innato, se abbiamo uno di questi più predominante sull'altro: voglia di autorealizzazione, voglia di crescita personale, voglia di agire, vi metto da questa parte così ce l'avete anche di là, voglia di agire, di poter fare nella rabbia. Se voi vedete un rabbioso, un collerico, lui, la maggior parte di noi si arrabbia perché è impedito di poter fare ciò che vuole fare. Il suo obiettivo è riuscire a esprimersi veramente. L'abbiamo imparato quando eravamo nel seggiolone, che non riuscivamo a esprimerci come volevamo e non ci arrivava quel bastardo di biberon che non arrivava vicino. Cioè, ma perché non capisci? E allora, cioè, ok, non mi dà da mangiare, ok? Mi dispiace, mi piace scherzare, eh? Quindi voglia di protezione nella paura. Noi abbiamo, cioè, l'obiettivo è voglia di protezione, ma non solo per noi. La voglia di protezione è anche quella di donarla agli altri, protezione. Questo è l'aspetto così. Ed ecco perché se manca questo e abbiamo l'ipercriticità, perché è
facile lamentarsi. Dopo la lamentela c'è il dubbio. C'è la lamentela, il dubbio, ok? E dopo il dubbio la critica. E dopo la critica che cosa c'è? Ah, ma tanto è inutile. E quindi perché mi devo dar da fare? No, tanto questa roba non va a finire male. Ok, e quindi, ok, no, non posso. E allora cosa faccio? Beh, pensaci tu. E allora questa strategia di sopravvivenza diventa dipendenza con qualcuno. Va bene? Tutto perché abbiamo paura. Ma la prima cosa che ne facciamo è lamentarci. Poi nasce il dubbio e dopo, dal dubbio nasce la critica. E da lì ci portiamo dietro in tutti i meccanismi mentali che ci portano alla dipendenza. Il lutto, il catastrofismo, il rifiuto di essere accettati, la possessività, che è diverso dall'attaccamento, mi raccomando, è diverso dall'attaccamento. Essere attaccati è una cosa, volere possedere è un'altra, va bene? Quindi, se succede qualcosa, noi entriamo nell'autocommiserazione. Ma la sfiga, qualsiasi cosa che fai, no? Invece, la voglia di autonomia, la voglia di autonomia è proprio quello che prende chi ha paura di questo. Chi ha paura di questo? Di vivere i lutti. Chi ha paura di vivere i lutti in realtà vuole essere autonomo. Sembra strano, sembra una contraddizione. Ma la sua volontà è proprio quella di riuscire ad essere autonomo. Perché pensateci, solo qualche tempo fa, ma stiamo parlando di qualche centinaio di anni fa, anche qualche migliaio di anni fa, quando l'organizzazione sociale era diversa, essere messi al bando dalla propria tribù, cosa significava? Aspettativa di vita pari a? Quindi noi abbiamo, a livello proprio innato, ma per specie umana, a livello proprio innato, la paura della morte e la paura di affrontare il lutto. E che se siamo in qualche modo rifiutati da qualcuno, da qualcosa, o dal nostro ambiente che diventa la nostra tribù, perché una volta non eravamo nome e cognome, eravamo sono figlio di, appartengo alla tribù di. Non c'era una coscienza individuale, c'era la coscienza di tribù. Ok? Quindi il catastrofismo, essere allontanati, voleva dire quello. Quindi la voglia dell'autonomia è l'aspetto proprio positivo del Vasana che cerca di esprimersi nella propria vita. Quindi se non riusciamo a farci le domande giuste rispetto a dei comportamenti, rispetto a delle paure che noi abbiamo, rispetto a delle caratteristiche che sono molto frequenti nella nostra vita, rispetto a questo che cosa succede? Come facciamo? Allora, se non abbiamo, non ci facciamo le domande giuste, diventa difficile riuscire a individuare che cosa possiamo andare a cambiare, tra virgolette, di quelli che sono gli ostacoli, anche dell'intervento di prima, che sono gli ostacoli, ma che possono essere trasformati. C'è l'abitudine di parlare dei debiti, ma non sono debiti, ok? Non sono debiti. Dico che non sono debiti perché, avendo studiato in Germania, debiti è la stessa parola di colpe, ok? Schulden sono sia colpe che debiti. E allora, io ho avuto l'illuminazione quando studiavo in Germania, piccolissima, su questa frase sopra. Quindi su questa cosa qua ho avuto l'illuminazione, ho detto, ma come? Ogni volta che c'è un debito è una colpa. E allora non posso parlare di debito karmico perché non è proprio colpa. Perché che colpa ne ho io se qualcuno prima di me ha fatto sto casino? Ok? Quindi non è completamente colpa mia, perché se fosse colpa mia me la dovrei ricordare. E quindi è la trasformazione di un qualche cosa che è lì che deve essere compiuto. Sono più positivo, ecco, mi piace più vedere.